Silvia Zani ha piena capacità di intendere e volere, e l'aveva anche nel momento in cui ha ucciso la madre. Per tutti e tre gli imputati sono a processo anche Paola Zani, sorella minore, e Mirto Milani, amante di entrambe. Non abbiamo a che fare con patologie di tipo psicotico. Il dottor Giacomo Filippini, psichiatra nominato dalla Corte d'Assise di Brescia, incaricato di valutare le due sorelle e l'uomo accusati dell'omicidio di Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù e madre delle due ragazze, ha recentemente fornito un'importante testimonianza. Durante l'ultima udienza, il perito ha categoricamente escluso l'incapacità di intendere da parte dei tre imputati. Questa stessa opinione è stata condivisa dai consulenti delle difese, tutti concordi nel ritenere che i tre imputati erano pienamente lucidi. Secondo l'analisi dello psichiatra, tutti e tre presentavano un notevole quoziente intellettivo, con particolare enfasi su Silvia Zani. Il medico ha escluso l'ipotesi di un delirio di onnipotenza con motivazione per i loro atti, sottolineando che è possibile che persone così dotate possano avere un'approssimazione grossolana e infantile nell'esaminare la realtà. Ciò solleva una domanda cruciale. È plausibile che individui con una tale intelligenza possano sinceramente aderire a una visione distorta della realtà, come quella in cui affermano che Laura Ziliani volesse ucciderli e stesse cercando di avvelenarli? Lo psichiatra ha spiegato che per rinsaldare questo gruppo a tre chiuso e non rimanere isolati era necessario pensarlo. Ecco le parole. Per appartenere al gruppo la chiave d'accesso era proprio quella, credere all'avvelenamento da parte di Laura, e guai a non farlo. Chi non crede che sia vero non fa parte del gruppo. Quanto ognuno di loro fosse convinto non è chiaro, ma non credere a quella storia, ripeto, voleva dire rimanere soli. In aula non hanno più fatto riferimento a quella narrazione, perché non ci credono più, perché nemmeno crederci tiene più unito il trio. Difatti si è sciolto. A conferma di questo, Silvia Zani ha consegnato alla corte un faldone di lettere che Mirto le ha scritto dal carcere. L'ho fatto perché ormai mi sono staccata da lui definitivamente. Perché le due figlie sono giunte all'omicidio della loro madre? La procura ipotizza un movente economico. Laura Ziliani possedeva numerose proprietà immobiliari, alcune delle quali gestite da Mirto Milani come bed and breakfast. Dalle intercettazioni durante le indagini preliminari emerge che tutti e tre i giovani erano interessati all'eredità, spinti da motivi materialistici come l'acquisto di un'auto o la possibilità di viaggiare. Tuttavia, secondo il parere dello psichiatra Giacomo Filippini, il movente del delitto non sarebbe limitato all'aspetto economico, ma sarebbe stato accentuato da un rapporto conflittuale tra le due giovani e la madre. Questo conflitto sarebbe emerso soprattutto dopo la morte del padre nel 2012, quando le figlie avvertivano una profonda insicurezza di fronte a una madre che percepivano in un certo senso perfetta. In effetti, secondo l'esperto, non sembra esserci un unico movente predominante. Risulta particolarmente strano il fatto che si sia giunti a eliminare Laura, vista come la vera avversaria del gruppo. Tuttavia emerge la domanda su chi detenesse il controllo del trio. Sebbene non sia una questione rilevante dal punto di vista legale, il giudice e gli esperti hanno cercato di comprendere se ci fosse un leader all'interno del gruppo. In questo contesto, lo psichiatra esclude categoricamente l'esistenza di un leader. I loro comportamenti erano fluidi, ma nessuno esternava con gli altri i propri pensieri. Pensavano tutti molto, ma parlavano poco, sempre per stare nel gruppo. Non vedo un leader. In varie fasi sono stati tutti e tre leader. Se questo gruppo era chiuso alle relazioni esterne, era aperto all'interno. Secondo il medico, i tre erano altamente influenzati dalle loro letture, spesso provenienti da fonti online e dalle serie televisive, che ritenevano fonti autorevoli di informazione e fonti di ispirazione. Tuttavia, non erano completamente disconnessi dalla realtà, e pertanto è stato escluso che l'omicidio di Laura fosse una sorta di gioco macabro. Inoltre l'esperto ha affermato che i tre imputati non mostrano alcun segno di pentimento per l'omicidio commesso.
Queste considerazioni espresse dallo psichiatra e da altri consulenti forniscono un quadro chiaro della situazione. C'è stata un'elaborazione di quanto accaduto, ma non certo il pentimento. L'avvocato Pier Giorgio Vittorini rappresenta la parte civile, che comprende la sorella delle ragazze, Lucia, la madre di Laura Ziliani, nonché altri parenti e il compagno. Durante il suo intervento ha dichiarato: «Non hanno mai chiesto scusa. Io credo che sia importante stabilire chi dei tre abbia avuto un ruolo di leader tra gli altri. Comunque sia, a parte questo, ciò che hanno commesso è troppo grave e devono rispondere tutti e tre con il massimo della pena. E quello che rischiano è proprio l'ergastolo».